quello del 5-6 aprile è il primo voto libero da condizionamenti. La bandiera rossa è stata mainata su Cremlino e il comunismo è morto per sempre. Con la sua fine viene meno il ricatto della paura e il voto non è più contro e torna ad essere per la prima volta dal dopoguerra la libera e razionale espressione delle proprie idee. Ma vi è un pericolo. Il pericolo è che il grande disgelo e la disaffezione crescente dei cittadini possono provocare la dispersione della protesta in mille rivoli. La protesta però dura un attimo soltanto e poi le cose restano invece uguali a quello che sono. Noi liberali invece vogliamo cambiare, vogliamo riformare le istituzioni, vogliamo liberarle dall'eccessivo condizionamento dei partiti per restituire al cittadino il diritto di scegliere direttamente chi lo governerà e chi amministrerà la sua città. In questo la nostra sintonia con il capo dello Stato è stata piena. Vogliamo risanare i conti pubblici attraverso tagli alle spese improduttive ed assistenziali e attraverso un programma di privatizzazioni che sono oggi una realtà nel nostro paese grazie proprio all'impegno dei liberali. Questa è la via migliore per opporsi a nuove tasse ed anche ad eventuali tentativi di colpi di mano sui bot. Vogliamo riformare la previdenza e la sanità, dove grazie ai liberali la gestione delle unità sanitarie locali è stata sottratta oggi ai partiti e dai loro portaborse. Vogliamo cambiare, perché vogliamo restare in Europa. Per farlo ci vuole un governo, ma deve essere un governo diverso. E per questo chiediamo di confermare l'attuale maggioranza, che è oggi l'unica capace di convergere su un programma politico ed evitare che il Paese finisca nel caos. Ma chiediamo agli elettori di scegliere all'interno di questa maggioranza la forza di cambiamento, l'onestà e la coerenza dei liberali. Garantitevi un governo diverso, dando più forza ai liberali. I liberali saranno la vostra garanzia, determinata e determinante, perché si avvii finalmente il processo di risanamento istituzionale, economico ed anche morale del nostro Paese. Dateci la forza per cambiare le cose.